Cari amici di Abruzzo, siamo sempre qui, siamo sul palco dopo questo meraviglioso spettacolo che ci hanno regalato ancora una volta Compagnia dei Mattatori. Siamo in compagnia di altri quattro amici, altri quattro attori, altri quattro artisti. Allora, Mariano, Andrea, Carmine e Rosario. Allora ragazzi, stessa domanda anche per voi, impressioni dopo questi primi tre giorni di fatica di questo spettacolo? È una bella soddisfazione vedere tante persone che sorridono in questo tempo che, ahimè, ci regala tante tristezze. Noi nel nostro piccolo siamo riusciti a regalare un sorriso e secondo me è tanto ed è la soddisfazione più grande. È la cosa più bella vedere dei ragazzi disabili sulla carrozzina che hanno passato due ore in serenità e in tanta tanta allegria. Andrea. Un ringraziamento a tutta la compagnia e soprattutto a Thomas, il nostro regista, che è un grande, non c'è bisogno di dirlo, ma soprattutto grazie a noi che in qualità di attori siamo riusciti nel nostro mestiere, ossia suscitare emozioni, divertimento, ilarità e attimi anche di riflessione, insomma. Questa è la gratitudine più grande, perché abbiamo reso il massimo e abbiamo dato il massimo. Non c'è niente da aggiungere. Appollaiato sulle tue spalle c'è il Golia. Allora, il nome? Io sono Valfredo Saccone. Valfredo, anche a te la stessa domanda, impressioni dopo questi primi tre giorni di spettacolo? Ma guarda, all'inizio io personalmente, anzi voglio da precisare, io comunque sono l'autore della canzone, sì. Diversamente abile, anzi voglio raccontare la storia di questa canzone, come è nata questa canzone. Io personalmente mi sono fermato in uno degli spazi dove è concesso il passaggio dei disabili e mi è capitato un episodio che mi ha veramente, credetemi, mi ha sconvolto. E questo episodio è stato che proprio in quel momento stava attraversando la strada un diversamente abile e doveva salire in questo spazio dove appunto avevo parcheggiato la mia auto. Questa persona è restata al centro della strada e praticamente non potendo passare si è fermata lì e stava male. Io sono uscito dal negozio perché poi tra l'altro si era formata un bel po' di fila di macchine e così mi sono affacciato, ma che è successo? E ho visto questa persona al centro della strada che si lamentava. E mi dovete credere, mi emoziono ogni volta che lo dico, ogni volta che dico questa cosa mi emoziono, scusate, mi emoziono perché vi posso garantire che non rispettare delle regole, che sono delle regole fondamentali, per coloro che purtroppo, ahimè, non hanno la possibilità di salire semplicemente un marciapiede come facciamo tutti quanti noi, è qualcosa di veramente squallido, è orrendo. E questa cosa mi ha talmente colpito che di notte non ho dormito e ho pensato di scrivere appunto una canzone che ho dedicato a loro, attraverso loro, per poi dedicarla alle persone, per far capire il problema che si crea nel momento in cui non viene rispettata quella che è una legge, perché purtroppo non è colpa nostra. Quindi io questo dico, è molto importante avere rispetto dei diversamente abili. Grazie. Grazie Alfredo, davvero. Andiamo avanti, Carmine. Per me sono stati dei tre giorni unici e bellissimi, perché come ha detto Alfredo ha una morale veramente ricca di significato e sono veramente contento di far parte di questa compagnia teatrale con a capo Thomas Mugnani. Sono veramente grato a lui di far parte di questa compagnia. Lo sai, vai col cuoco. Niente, io mi stupisco ogni anno con Thomas perché affrontiamo sempre degli argomenti in cui diamo parola a chi magari non può parlare, non può dire quello che pensa, e noi col palco, con il nostro saper fare, il nostro recitare, riusciamo a dar parola a chi non ci riesce. Quindi per me è sempre un'emozione stare qui sul palco in compagnia di Thomas, perché è una persona fondamentalmente buona di cuore, perché lui come se entrasse nei problemi che ci sono, senza poi, non come fanno tanti altri che magari se ne fregano, parcheggiano come abbiamo detto sui marciapiedi, non rispettano le leggi, siccome loro possono farlo, lo fanno e non pensano a chi non può fare una cosa, non può camminare, non può muoversi come noi ci muoviamo, a rispettarli. Questo è. Grazie ragazzi, faccio un bocca al lupo per le altre serate che stanno a venire. Come sempre, grandi veramente. Ciao dalla Abruzzo.it. Ciao. Ciao ragazzi.